cazzo? Guardate. Quella di prima era solo una copertura. Le pareti sono spesse. Dentro non comunicheremo. Aggiorna Briggs, digli che entriamo. Kraken, qui Harper. Struttura d'alta tecnologia confermata sotto il tempio. Richiedo unità d'assalto e contenimento alle nostre coordinate. Attenzione, appena entrati perderemo il contatto radio. Kraken confermato. Unità mobilitata per intervento immediato. Restate in attesa. Salazar, apri. Temi stealth nemici. Daranno un bel da fare ai nostri tecnici. Mettila, così non ti vedranno. Bene.
via libera. Questa è roba della 3D Fabrication. Cose leggere, cose del genere. Menendez si prepara alla guerra. Woods ci ha parlato della ricchezza accumulata da Menendez. L'ha investita tutta in armamenti. C'è qualcuno? No, non uccidetemi! Ok, vieni fuori. Questo è il laboratorio di un noto terrorista. Inizia a parlare o finisci male. Mi chiamo Eric Brainer, magnetometrista. Ah sì? E Cordis Dia, che cosa se ne fa di te, eh? Mi hanno portato qui per studiare il Celerium. È un nuovo elemento raro che rivoluzionerà le tecnologie dei microprocessori. Stanno arrivando! Fatemi uscire da qui, vi dirò tutto! Stai giù, cazzo! Servono due persone per sbloccare il meccanismo. Al tuo via! All'opera, Section. Seguimi. Correlazione quantistica. Qui dentro c'è più potenza di calcolo che nel vostro intero apparato militare. Girava voce che Menendez volesse usarlo come base di un cyberattacco senza precedenti. Si parlava di qualcosa chiamato Karma. Forse è il nome della cyberarma. Se Menendez usasse un worm basato sul Celerium per il suo attacco, nessuno riuscirebbe a fermarlo. Sicuro non io. Scopri dov'è la squadra di supporto! Dietro di noi! Arrivano! Qui Arthur, aggiornamento sullo stato dei rinforzi! Posizioni difensive! Kraken! Cazzo, non rispondo! La faremo con o senza supporto! Non è finita!
Briggs. Calma, è la squadra di recupero. Cazzo, che bello vedervi. Credo che la missione possa dirsi compiuta. Ammiraglio Briggs, lieto di vederla. È reciproco, Satchel. Qualunque sia il piano di Menendez, il Celerium è la chiave. Ah. Oggi il bastardo l'ha masticato amaro. È solo un uomo, ammiraglio. Vuole far credere di essere di più, ma non è altro che un povero vecchio. Vecchio e patetico.